Tutti lo consideriamo il fiore più bello al mondo e per questo la rosa è conosciuta anche con il nome di regina del giardino. Ne esistono di diversi colori e dimensioni. Considerate anche che ormai è praticamente diffusa in tutto il mondo. In questo video andremo a capire come moltiplicarla e conosceremo anche il periodo dell'anno ideale per farlo. Ma soprattutto l'aspirina. Ma a che serve? Voglio subito anticipare che la rosa non prende i raffreddori, sia ben chiaro. Esistono ben due periodi dell'anno in cui possiamo fare delle talea di rosa e sono all'inizio dell'estate, una volta terminata la fioritura, e verso la fine di autunno, immediatamente prima del riposo vegetativo. Una cosa molto importante da sapere è che in entrambi i casi i rami scelti devono per forza avere almeno un anno di età. Ma come riconosce l'età di una rosa? Vi basterà seguire il percorso del ramo e osservare consistenza e colore. Mi spiego meglio. Una volta scelto il ramo, iniziamo a seguire il suo cammino. Nel caso in cui la rosa dovesse avere almeno un anno di età, troveremo un cambiamento sia in termini di consistenza che di colore. Proprio come in questo caso, vedete? Cambiamento di colore e consistenza. Vi assicuro che più ci spingiamo verso il basso e più legnoso diventa il ramo. Bene, capito come scegliere il ramo? Vediamo cosa fare nel caso in cui decidessimo di fare l'etalea in estate. Facciamo attenzione perché, ripeto, è necessario scegliere un ramo non fiorito in questo periodo dell'anno. Il procedimento è più semplice di quanto possiamo immaginare, ma vediamo insieme. Innanzitutto, è bene precisare che, in questo caso, ci serviremo soltanto della parte centrale del ramo e scartiamo quindi sia la parte più legnosa, posta in basso, che quella più tenera verso la punta. Effettuiamo quindi un bel taglio netto in orizzontale nella parte inferiore del ramo, così. Da questo punto verso l'alto contiamo esattamente 5 gemme. Ma che cosa sono le gemme? Le gemme sono esattamente l'inizio di un nuovo asse vegetale. In parola povera, sono dei punti in cui nasceranno nuove foglie, rami e fiori. Contiamo quindi 1, 2, 3, 4, 5 gemme. Esattamente in questo punto pratichiamo un bel taglio in diagonale, in questo modo. Facciamo attenzione a rivolgere il secondo taglio verso il lato opposto della gemma. Il motivo è quello di permettere all'acqua in eccesso di scivolare liberamente, in modo da evitare gli stagni sulla gemma stessa, che possono favorire eventuali problemi dovuti al marciume. Effettuato il taglio, andiamo ad eliminare le prime 3 foglie partendo dal basso. Questa parte del ramo, infatti, andrà direttamente interrata nel vaso. Quelle rimaste, invece, vengono tagliate in questo modo, andando a eliminare l'eccesso in modo da favorire lo sviluppo radicale della talea. Arrivati a questo punto, dobbiamo creare un piccolo ecosistema per la nostra talea. Che cosa? Un ecosistema? E come lo realizzo? Niente di più facile. Per prima cosa prendiamo un vaso dove, al suo interno, andiamo a inserire del buon substrato drenante. Il mio consiglio è quello di andare a mescolare terice universale di buona qualità, vermiculite e stalattico. Una volta mescolati tutti i 3 ingredienti, andiamo a creare un drenaggio efficace, in modo da non incappare nel consueto marciume radicale. Aggiungiamo quindi dell'argilla espansa sul fondo e a questo punto siamo pronti a inserire la nostra talea. Fermi tutti, perché prima dobbiamo aggiungere il nostro ingrediente segreto, ovvero l'aspirina. Ma devo davvero usare l'aspirina? Sì, perché all'interno dell'aspirina è presente un particolare acido in grado di aumentare di molto le probabilità di successo della nostra talea, andando a fungere da vero e proprio radicante. Se vi state chiedendo se anche a voi spunteranno le radici una volta presa l'aspirina, la risposta è no.
dormite pure sonni tranquilli. Ma torniamo alle rose. È importante però che usiamo quella non effervescente. Nel mio caso, infatti, l'ho già schiacciata per ragioni di tempo. Vediamo quindi come usarla. Quello che dobbiamo fare è semplicemente andare a applicare nel taglio effettuato alla base della talea. Per facilitarvi il compito, potete tranquillamente andare a inumidire il taglio in modo da far attecchire meglio l'aspirina alla talea. Adesso che abbiamo tutto l'occorrente, non ci resta altro da fare che andare a posizionare la talea all'interno del substrato. Fate attenzione che tutte e tre gemme siano ben interrate nel substrato. Questo è un particolare da non sottovalutare. Una volta arrivate fin qui, dobbiamo creare la nostra piccola sera. Per prima cosa è necessario annaffiare per bene la nostra talea e per aumentare le possibilità di successo vi consiglio di utilizzare la soluzione con l'acqua ossigenata. Se non sapete di cosa si tratta, vi consiglio di andare a recuperare il video dove vi spiego come e perché utilizzare questa soluzione miracolosa. A questo punto abbiamo bisogno di alcuni bastoncini di legno, i quali fungeranno di scheletro per la nostra struttura, e un sacchetto di plastica per riprodurre l'effetto sera. Procediamo! Ok, ma se invece abbiamo deciso di fare la nostra talea a fine autunno? In questo caso possiamo anche usare un ramo con dei fiori, ma è importante che la parte del ramo che useremo sia quella più legnosa, ovvero quella posta alla base del ramo. Il procedimento è praticamente identico al precedente. Quindi facciamo un breve riepilogo. Effettuiamo il taglio alla base della talea in modo orizzontale. Contiamo le nostre 5 gemme e effettuiamo il taglio in obliquo e dalla parte opposta alla gemma. Eliminiamo le prime 3 foglie e accorciamo le 2 rimaste. Andiamo a inumidire la parte sottostante della talea per fare attecchire a meglio l'aspirina. E immergiamo il tutto all'interno del substrato descritto precedentemente. Annaffiamo abbondantemente la nostra talea, servendoci della soluzione con l'acqua ossigenata. Creiamo il nostro scheletro per la costruzione della sera e copriamo il tutto con un sacchetto trasparente. 2 accorgimenti estremamente importanti. Se hai fatto la tua talea in estate, mettila in un posto ben illuminato, ma distante dai raggi diretti del sole. Se invece hai scelto di fare a fine autunno, puoi tranquillamente esporla ai raggi diretti del sole, visto che in questo periodo dell'anno questi non sono particolarmente aggressivi. Visto come è facile realizzare delle talee di rose? Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un bel mi piace e nel caso non foste ancora iscritti al canale, premete sul tasto rosso qui in basso. Fissiamo subito un nuovo obiettivo, arrivare a 2000 per la fine dell'anno. Grazie per aver guardato fino alla fine e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!